volta, in una piccola casa, vivevano tre maialini con la loro madre. Era giunto per loro il momento di lasciare casa e di imparare a vivere da soli. La madre chiamò i tre piccoli porcellini accanto a lei. Miei cari, è giunto per voi il momento di esplorare il mondo. Andate e iniziate la vostra nuova vita. Ma non dimenticate mai, qualunque cosa voi facciate, fatela meglio possibile. Questo è l'unico modo per voi per rimanere in vita. Un po' tristi e un po' emozionati, i tre piccoli maialini dissero addio alla loro mamma e si misero in viaggio. Dopo un po', trovarono un pezzo di terreno dove poter costruire la loro casa. Il maialino più giovane decise di costruire la sua casa di paglia. Pensò che questo era il modo più semplice e veloce per costruire una casa. Così avrebbe avuto un sacco di tempo per giocare. Il più giovane di tutti finì la sua casa in un giorno e urlò agli altri maialini. Ehi, ragazzi, io qui ho già finito! Il maialino più grande diede uno sguardo alla casa. Ok, ma questa casa non ha affatto un aspetto stabile, come ci proteggerà dal lupo? Il maialino più giovane non ascoltò per nulla suo fratello. Tranquilli, non preoccupatevi, non accadrà nulla. Ok, però non dire che non ti avevo avvertito. Il maialino di mezzo decise di fare la sua casa di legno. Con i rami che aveva raccolto nei boschi, decise di costruire una casetta quadrata. Ci mise esattamente 3 giorni per terminare la sua casa. Questa era un po' più stabile rispetto a quella di paglia. Il maialino più grande si avvicinò a lui. Mio caro fratello, hai fatto un ottimo lavoro, ma questa casa non sembra per niente sicura. Nonno, riuscirà a proteggerci dal lupo? L'altro rispose. Non ti preoccupare, questa casa è molto sicura. Ok, poi però non dire che non ti avevo avvertito. Mentre i due porcellini si stavano godendo le loro nuove case, il più grande di tutti era costantemente al lavoro, perché stava costruendo una casa di mattoni e pietre. Gli altri maialini pensavano che il suo sforzo fosse inutile. Tutto ciò che facevano era giocare per passare il tempo. Perché si impegna così tanto? Potrebbe essere veloce come noi. Perché lui ha paura. Il maialino più grande non si preoccupò di ascoltarli. Lavorò per un'intera settimana e riuscì a finire la sua casa fatta di mattoni e pietre. Il giorno dopo, un lupo affamato arrivò vicino alle loro case. Per prima si fermò davanti alla casa fatta di paglia. Il piccolo maialino stava riposando nella sua casa di paglia. Il lupo bussò alla porta. Apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di paglia con un soffio farò volare. Non mi puoi fare nulla, la mia casa è molto stabile. E così il lupo soffiò forte e fece esplodere la sua casa. Con un grande sforzo, il piccolo maialino riuscì a scappare. Corse alla casa di suo fratello, quella fatta di legno. Bussò alla porta. Quando il porcellino di mezzo aprì la porta, il piccolo si gettò dentro la casa. Veloce, chiudi la porta, il lupo sta arrivando qui. Non ti preoccupare, non può farci nulla se restiamo in casa. Dopo un po', il lupo arrivò alla seconda casa, quella di legno, e gridò. Apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di legno con un soffio farò volare. Non puoi abbatterla con un soffio. E così il lupo soffiò e fece crollare la casa. Entrambi i maialini corsero a casa del terzo maialino e riuscirono a scappare dal lupo. Fratello, il lupo sta arrivando da questa parte, che cosa possiamo fare? Il maialino più grande rispose molto sicuro di sé. Tranquilli, non vi preoccupate, il lupo non può entrare in questa casa. Poco più tardi, il lupo affamato arrivò alla casa del terzo maialino, fatta di mattoni e pietre,
e gridò ai tre porcellini: «Apri la porta e fammi entrare, se non lo farai la tua casa di mattoni con un soffio farò volare!» «Non pensarci nemmeno, lupo cattivo! Non puoi entrare in questa casa!» Il lupo si arrabbiò molto, sbuffò forte, soffiò, ma non successe niente. Non poteva abbattere quella casa. Provò e riprovò, ma non riuscì a muovere un singolo mattone. Infine, essendo esausto, il lupo decise di trovare un altro modo per entrare. Vide il camino sul tetto e iniziò ad arrampicarsi. Rendendosi conto che il lupo stava per salire sul tetto e scendere giù per il camino, il maialino accese rapidamente il fuoco proprio nel camino. Mise un grande secchio d'acqua a scaldare sul fuoco. Il lupo si era arrampicato su per il camino e si buttò giù. Così andò direttamente nel secchio di acqua bollente. Aiuto! Sto bruciando! Aiuto! Salvatemi! Finalmente liberi dal lupo, i maialini si abbracciarono con gioia. I tre porcellini andarono a casa della madre il giorno dopo per raccontarle tutto quello che era successo. Il più giovane andò accanto alla madre e disse: «Avevi ragione, mamma. Qualunque cosa facciamo in questo mondo, dobbiamo fare del nostro meglio. Se lavori veramente per qualcosa, sarà un successo!» Da quel giorno, i due maialini non furono mai più pigri. Lavorarono sodo come il fratello più grande e vissero una vita felice e sicura. C'era una volta una coppia di anziani che viveva in una piccola vecchia baracca nei pressi della foresta. Avevano una vita felice e pacifica. Il loro solo rammarico era non avere mai avuto figli. Un giorno, mentre la vecchia signora stava preparando l'impasto per i biscotti, entrò il marito in cucina. «Tesoro, che cosa stai cucinando oggi?» «Oh, tesoro mio, oggi sto preparando un omino di pan di zenzero!» L'anziana signora lavorò all'impasto e ne tagliò un biscotto a forma di omino. Dopo averlo messo in forno, si sedette e aspettò che l'omino di pan di zenzero fosse cotto. Quando sentì il delizioso profumo di biscotti nell'aria, si mise i guanti da forno e tirò fuori l'omino di pan di zenzero. Ora doveva decorarlo. Gli fece gli occhi con l'uvetta e il naso con una caramella. Poi usò un po' di glassa per fargli i capelli e i vestiti. Infine, usò delle ciliegie per fargli i bottoni. Guardò il suo capolavoro e disse: «Il mio omino di pan di zenzero è proprio bellissimo, ma mi sembra che manchi qualcosa qui!» L'anziana signora lo guardò con più attenzione e... «Oh! La bocca! Ho dimenticato la bocca!» Disegnò con la glassa una bocca sulla faccia dell'omino di pan di zenzero. «Ora sì che sei proprio un bell'omino di pan di zenzero!» E avvenne qualcosa di inaspettato. «Grazie mille!» «Ma non è possibile! Tu sai parlare!» L'omino di pan di zenzero si alzò all'improvviso e iniziò a correre. «Esatto! E so anche correre!» L'omino saltò dal tavolo della cucina, sulla sedia e poi sul pavimento, iniziando dunque a correre verso la porta che dava sul giardino. «Torna indietro! Torna indietro!» urlò l'anziana signora. L'omino di pan di zenzero iniziò a parlare mentre correva. «Sì, sì, corri più veloce che puoi! Nessuno può prendermi perché io sono l'omino di pan di zenzero!» L'anziana signora uscì in giardino e iniziò a inseguire l'omino di pan di zenzero. Il marito, guardando dalla finestra, vide la moglie correre e gridò: «Ehi, omino, dove stai correndo?»
L'anziana, mentre correva, gli rispose gridando: il mio omino di pan di zenzero è scappato! Devo prenderlo! L'anziano signore era senza parole. L'anziana correva, ma l'omino di pan di zenzero era troppo veloce per poterlo acciuffare. Dopo poco, l'omino arrivò vicino a una fattoria. Una mucca che stava pascolando lo notò. Che bel biscotto! Devo prenderlo e mangiarlo! Quindi anche la mucca iniziò a rincorrere l'omino di pan di zenzero. Aspetta! Non correre così! Devo mangiarti! Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una donna vecchia sta cercando di prendermi, ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! L'anziana e la mucca rincorrevano l'omino di pan di zenzero e questa volta un maiale a notarlo. Un omino di pan di zenzero, proprio quello che ci voleva! Aspetta, ti voglio acciuffare! L'omino di pan di zenzero rispose mentre continuava a correre. Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una vecchia donna e una mucca stanno cercando di prendermi! Ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! Mentre stavano correndo, l'omino di pan di zenzero davanti, l'anziana, la mucca e il maiale dietro di lui, una gallina in cerca di cibo notò l'omino. Quello deve essere il mio pranzo! Così si aggiunse anche la gallina agli inseguitori. Corri quanto vuoi, omino di pan di zenzero! Io ti prenderò! Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca e un maiale non sono riusciti a prendermi! E nemmeno tu ce la farai! Nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! Con l'omino in testa, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina continuavano a correre. Ma l'omino di pan di zenzero li stava distanziando sempre di più. L'omino di pan di zenzero era tanto felice e fiero di se stesso. Sono il più furbo e veloce omino di pan di zenzero al mondo! Sì, sono io! Nessuno può prendermi perché sono l'omino di pan di zenzero! Ma quando guardò avanti, vide che si stava avvicinando a un fiume e l'omino di pan di zenzero si fermò, perché sapeva che l'acqua l'avrebbe sciolto immediatamente. Oh, oh, e ora che faccio? L'anziana, la mucca, il maiale e la gallina si stavano avvicinando. Proprio in quel momento spuntò fuori da dietro un albero una losca volpe. Io so nuotare e se vuoi posso aiutarti. L'omino di pan di zenzero pensò. E se poi mi mangi? Non ti devi preoccupare, non voglio mangiarti, ma solo aiutarti ad attraversare il fiume. L'omino di pan di zenzero si fidò della volpe furba e si aggrappò alla sua coda, stringendola più forte che poteva. La volpe saltò nel fiume e iniziò a nuotare. Nel frattempo, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina erano arrivati al fiume e videro l'omino di pan di zenzero in groppa alla volpe. Impotenti, li guardarono allontanarsi, sapendo che non li avrebbero mai raggiunti. Il fiume si fece sempre più profondo e l'acqua iniziava a salire. Ehi, volpe! Tieni in alto la coda! Mi stavo quasi per bagnare! Saltami sul dorso, è molto più sicuro lì. L'omino di pan di zenzero saltò sul dorso della volpe. Nuotarono ancora per un po' finché il fiume non divenne ancora più profondo e il dorso della volpe iniziò a sprofondare. Temo che così ti bagnerai. Saltami sulla testa, così starai più in alto. Dai! L'omino di pan di zenzero salì sulla testa della volpe che continuò il suo piano, facendo scivolare la testa nell'acqua. L'acqua sta salendo troppo, perché non sali sul mio muso? Così starai più in alto. Quindi l'omino di pan di zenzero salì sul muso della volpe. Proprio mentre stavano per raggiungere l'altra sponda, la volpe alzò il muso facendo saltare in aria l'omino e aprì le fauci. L'omino di pan di zenzero stava per caderle in bocca e la volpe stava per mangiarlo. Ma non andò a finire così. Mentre l'omino stava ancora volando in aria, un corvo che volava proprio sopra di loro lo prese con il becco. La volpe rimase a bocca aperta e li guardò volare via. L'omino di pan di zenzero aspettò che si allontanassero ancora un po' e poi chiese: i corvi mangiano i pan di zenzero? Certo! Quando il corvo aprì il becco per parlare, l'omino di pan di zenzero cadde per terra e iniziò a correre più che poteva. Sì.
Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca, un maiale, una gallina, una volpe e un corvo hanno cercato di prendermi, ma nessuno potrà farcela perché sono l'omino di Pan di Zenzero! L'omino di Pan di Zenzero continuò a correre e non si fermò mai. Se vedi un omino di Pan di Zenzero che sta correndo via, non inseguirlo, perché lui è l'omino di Pan di Zenzero e nessuno riuscirà a prenderlo. Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane. Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione? Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai. Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande? Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono. Beh, io invece no. Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa. Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re? E poi qui non c'è bisogno di nessun re. Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta. Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio. La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre. Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto. Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa. Ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto. Mamma mia, che animale enorme! Proprio in quel momento ebbero un'idea. La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto. Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi? Piccolo? E chi tu? Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé! Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa. Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme. Vorrebbe conoscerti. Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande. Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re. Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio? Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande. Adesso vi mostro quanto posso crescere. E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi. Sono grande come il bue? No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più. E adesso sono grande come il bue? No. Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo! Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui. La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice. In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato! Hai paura perfino del vento! Com'è fifone! 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 Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento il leone si svegliò e quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi. Oh no, il leone se lo mangerà! Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena? Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura!
che quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami. Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto. E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti. Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti. Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo. Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto? Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo. Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista. Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato. E tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli. Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando! Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi. Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui. Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena. Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio. È stato un enorme piacere, Sire. Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe! Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti. Piccola fattoria, viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le
le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui. Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi! Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli? Brutto! Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso. Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso? Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui. Non giochiamo con te perché sei brutto! Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui. Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo! Gna 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 gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo! Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo. Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri? I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto. Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli? Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via. Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te. Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro. Persino io sono più bello di te. Il brutto anatroccolo era molto triste. Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa. Quella mattina, il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada. Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche. Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza! Il brutto anatroccolo allora se ne andò via,
Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno. Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco. Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione. Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già. Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto Natroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto Natroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca. Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai. Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto Natroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto Natroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui. Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere. E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto Natroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni. Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto! Sì. Fin dall'inizio, infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre. Ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. Una volta in un piccolo cottage nei boschi viveva mamma capra con i suoi caprettini. Ed erano molto felici. I caprettini erano molto carini. Erano tutti come dei giocattolini. Mamma capra, come tutte le madri, amava molto i suoi caprettini. Li proteggeva da tutti gli animali selvatici nella foresta. Un giorno, prima di lasciare la casa per andare in cerca di cibo nella foresta, chiamò i suoi caprettini accanto a lei e disse: miei cari, io vado nella foresta. Non aprite la porta a nessuno. Se il lupo entrasse in casa vi mangerebbe tutti. Lui è molto furbo, sa fare mille travestimenti e tenta di ingannare chiunque. Allora come lo riconosceremo?
Il lupo ha una voce rauca, mentre io ho la voce dolce e morbida. Così è possibile riconoscerlo subito per la sua voce. Proprio quando stava andando via, la mamma capra ricordò qualcos'altro. Si rivolse ai suoi caprettini. Oh, un'altra cosa. Le zampe del lupo sono nere e le mie sono bianche. È possibile riconoscerlo anche per questo. Non ti preoccupare, mamma. Ci sapremo proteggere. Fai contare su di noi, mammina. Mamma capra baciò i suoi caprettini uno per uno e si diresse nella foresta. Il lupo intanto osservava da lontano. Quando vide andar via mamma capra, aspettò un po' di tempo. Poi andò al cottage e bussò alla porta. Chi è? Caprettini, aprite la porta. Vostra madre è qui. Ho portato del buon cibo per tutti voi. Ma i caprettini riconobbero subito la voce del lupo. Senza aprire la porta, gridarono. Tu non sei la nostra mamma. La sua voce è dolce e molto più bella, sì. Tu sei il lupo, non ci puoi ingannare. Il lupo fu molto arrabbiato per non essere riuscito a mangiare i caprettini. Così andò al negozio, comprò un grande pezzo di gesso e lo mangiò. Ora la sua voce suonava molto più morbida. Così tornò al cottage e bussò alla porta nuovamente. Questa volta il lupo iniziò a parlare con la sua voce morbida. Miei piccoli dolci caprettini, aprite la porta, è vostra madre. Ho portato cibo dalla foresta per tutti voi, miei cari. Udendo la voce morbida del lupo, i caprettini pensarono che fosse davvero la loro madre. Proprio quando stavano per aprire la porta, uno di loro gridò. Aspetta, aspetta, guardiamo le sue zampe da sotto la porta. Naturalmente, quando i caprettini guardarono da sotto la porta, videro le zampe nere del lupo. Così gridarono ancora una volta senza aprire la porta. Non ti apriamo la porta! Le zampe di nostra madre non sono affatto nere! Sono bianche, tu sei il lupo! Furioso com'era, il lupo se ne andò. Questa volta andò al panificio. Quando il fornaio vide il lupo fu molto sorpreso. Io sono vegetariano adesso, quindi d'ora in poi mangerò solo pasta. Potreste darmi un po' di farina? Il lupo uscì dal panificio con un piccolo sacco di farina. Quando arrivò vicino al cottage, aprì il sacco e versò tutta la farina sulle zampe. Ora le sue zampe erano tutte bianche. Il lupo bussò alla porta per la terza volta. Miei caprettini, è vostra madre. Ho portato del cibo dalla foresta per tutti voi. Prima mostraci le zampe, così sappiamo che sei tu, mamma. Il lupo mostrò loro le zampe infarinate. Quando i caprettini le videro bianche, credettero che fosse la loro mamma e aprirono la porta. E che cosa videro? Il lupo era proprio lì davanti a loro! Non sapendo cosa fare, i caprettini iniziarono a correre urlando. Aiuto! Aiuto! Scappate! Tanto vi prenderò tutti! Uno dei caprettini andò sotto la scrivania, il secondo nel letto, il terzo nel camino, il quarto invece si nascose in cucina, il quinto si chiuse nell'armadio, il sesto si nascose sotto le tende e il settimo entrò nel gigantesco orologio sulla parete. Ma il furbo lupo era veloce e uno per uno li trovò tutti, ovunque si stessero nascondendo. Venite, io vi catturerò tutti, ho detto fermi! L'unico che non riuscì a trovare fu quello nascosto nell'orologio. Ma il lupo era già pieno, così rinunciò a cercarlo e uscì fuori. C'era un grande giardino un po' più lontano dal cottage. Il lupo giaceva sotto un albero nel giardino e iniziò a dormire russando. Poco tempo dopo, mamma capra tornò a casa. Quando vide la porta aperta, capì che qualcosa di brutto era accaduuto e iniziò a urlare. Oh, i miei capretti!
Quando entrò in casa fu scioccata. I tavoli e le sedie erano tutti sottosopra. Le tende erano strappate, i letti erano tutti disfatti, i cuscini e le lenzuola erano tutte in giro. Mamma capra iniziò a cercare i suoi caprettini, ma non riusciva a trovarli. Iniziò a urlare i loro nomi uno per uno, ma nessuno rispose. Infine fu il momento di chiamare l'ultimo nome. Solo allora sentì una voce in risposta. Mamma, io sono dentro l'orologio del nonno! Mamma capra corse verso l'orologio del nonno e tirò fuori suo figlio. Mamma capra abbracciò suo figlio. Il piccolo capretto iniziò a raccontare la storia piangendo. Il lupo è venuto e ci ha mentito e abbiamo pensato che fossi tu e abbiamo aperto la porta. Il lupo ha mangiato tutti i miei fratelli. Perché, mammina, perché? Mamma capra era molto turbata. Pianse per i suoi caprettini. Con l'unico dei suoi figli rimasti, camminò e iniziò ad andare verso il giardino. Dopo un po', videro il lupo dormire sotto all'albero. Russava così forte da far agitare tutti i rami dell'albero. Mamma capra osservò il lupo per un po'. Si rese conto che all'interno della sua pancia i suoi piccoli si muovevano ancora. È possibile che i miei capretti siano ancora vivi? Lei aveva un piano. Si rivolse a suo figlio. Corri a casa e portami ago, filo, delle forbici. Mentre il capretto andava a casa, mamma capra raccolse 6 grandi rocce da terra. Dopo un po' la capretta tornò con ago, filo e delle forbici grandi. Mamma capra squarciò il lupo con le forbici. Vide uno dei suoi caprettini immediatamente. E poi anche gli altri cominciarono a vedersi, uno per uno. Erano tutti sani. Mamma capra fu piena di gioia. Abbracciò tutti i caprettini con tanto affetto. Mamma, ti vogliamo bene, figlio. Ti vogliamo bene. Erano tutti molto felici. Oh, miei caprettini, ora siete al sicuro. Mamma capra mise con cura le rocce che aveva raccolto nella pancia del lupo. Poi cucì la pancia con ago e filo. Il lupo dormiva così profondamente che non sentì nulla. Non si mosse. Mamma capra e i caprettini scapparono velocemente. Quando il lupo si svegliò, si alzò. La pancia gli faceva davvero male. Pensò che fosse perché aveva mangiato troppi capretti. Poiché la sua pancia era piena di rocce, aveva tanta sete. Andò vicino al fiume a bere un po' d'acqua. Le rocce si colpivano l'un l'altra. La mia pancia è così pesante e piena. È come se tutte le caprette fossero diventate delle rocce. Il lupo voleva inginocchiarsi e bere un po' d'acqua. Ma essendo le rocce così pesanti, perse l'equilibrio e scivolò nell'acqua. Aiuto, aiuto, fuoco, aiuto, aiuto, fuoco, aiuto, aiuto. Urlò chiedendo aiuto, ma nessuno lo soccorse. Aiuto, non poteva più sostenere il peso delle rocce, così andò sotto, nelle acque. Quando videro quello che era successo, mamma capra e i suoi caprettini corsero al fiume. Tutti cominciarono a ballare e saltare di gioia. Da quel giorno, mamma capra e i suoi 7 caprettini ebbero una vita felice e pacifica nella loro casetta nella foresta.